Buonasera, Anna. Vi devo parlare se non vi dispiace. Io ho paura che la cosa migliore per lui è andarsene. Partire. E quindi è andato via come per il motivo che tutti sono andati via, che qui non c'era niente. Mio nonno ha girato tutto il mondo, il papà della mia mamma, è stato in Australia, in Brasile, in Nuova Zelanda, in tutte le parti che può immaginare, in Russia. Gli emigranti affluiscono in stati che, desiderosi di manodopera per le loro economie, avvertono la necessità di predisporre spazi di raccolta e di prima accoglienza. Quasi esclusivamente passeggeri di terza classe vengono interrogati e sottoposti a visite mediche. Per la vasta maggioranza i controlli avvengono nel giro di 3-4 ore, ma per molti la permanenza è più lunga, sottoposti come sono a test aggiuntivi. Sono un anarchico, Delia. È una bella cosa, credimi. È un uomo che si batte per la libertà di tutti. Proprio di tutti, anche di chi gli dà la caccia. Io non t'ho mai visto, Delia. Nemmeno il ritratto. Però t'ho immaginata in mille modi. Eppure so fin d'ora che sarai diversa da tutte le mie fantasie. Fra gli emigranti non mancano uomini dotati di professionalità, quali gli scalpellini della Lunigiana e del Pistoiese, i cavatori e gli scultori di Carrara, i librai, i panificatori e i figurinai lucchesi. Quando poi il mestiere è quello di carbonaio, tipico della montagna pistoiese, emigrazione diventa sinonimo di isolamento. In Cosia ci ho fatto 6 stagioni. È faticoso, perché le ore non si contano. Avevo 14 anni e mezzo, ma allora tagliavo come un uomo, Il fascino delle terre lontane attrae anche varie personalità toscane, che si recano nei diversi continenti dove affermano la loro professionalità. Nel principio lavoravano in ristoranti dei cugini, dei zii, che c'era, dei parenti. E poi il babbo ha aperto la sua bottega. All'indomani della dichiarazione di guerra, il 10 giugno 1940, la condizione degli immigrati si fa più difficile. Gli inglesi l'hanno preso, era in bottega, serviva dietro al banco, sono andati dentro, l'hanno preso. Si va dove ci sono possibilità di lavoro, di guadagno e, se possibile, conterranei accoglienti con attività già avviate. Emigrai sbarcando a Melbourne dopo 36 giorni di nave. Sono partito da poveraccio come tutti. Eravamo 1.700 passeggeri, incluso in più l'equipaggio. Il giorno che siamo partiti, mia madre piangeva e io invece no, ero emozionata perché si andava all'America. La stessa azienda, però, favorisce l'emigrazione verso la Svizzera degli operai e delle operaie. Il 12 di novembre si partì per Dorna. Chi voleva andare in Svizzera si mise in nota e si partì. Quando si arrivò a Chiasso, ci fecero aprire le valigie, tutte in terra, e poi ci mandarono in fila indiana a fare le docce che ci si lavava col benzolo. Pieghi di più la testa. Principio d'otite. Che cos'è l'otite? Ho detto niente domande. Ma io devo sapere. Chiamavano cingali, qualcuno diceva vuol dire zingaro. Molti altri lavoratori toscani andranno ad alloggiare in baracche simili, soprattutto i minatori che confluiscono in Belgio e in Francia. Ho fatto domanda di nuovo, sono andato in Belgio. Ci avevano promesso il cambio speciale per i minatori, no? E la paga minima era 503 franchi. In Australia, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Sud America, i toscani si affermano soprattutto nei settori industriali e commerciali, nelle costruzioni di importanti infrastrutture e nelle professioni artistiche. Andare all'estero
Sono cose difficili come gli extracomunitari in Italia ora. Gli immigrati tutti, siamo stati utili.